ragazze, allora oggi voglio farvi vedere la mia nuova base estiva, perché in realtà avevo già fatto un video in cui vi facevo vedere come creavo appunto la mia base con la crema colorata della Lancôme. Ora diciamo che ho cambiato più o meno il procedimento perché sto usando il pigmento concentrato della Lush, con cui mi sto trovando benissimo, e quindi ho pensato di farvi un video in cui vi facevo vedere come lo stendo appunto l'applicazione, anche perché uso un pennello diverso rispetto a quello che usavo con l'altro fondotinta, quindi appunto vi lascio al tutorial. Io in realtà sono terrorizzata perché domani devo andare in Italia e viaggerò da sola in aereo per la prima volta. Ho una paura che non avete idea, anche se alla fine credo che questo video lo caricherò su YouTube quando già sarò in Italia, quindi se vedrete questo video significa che sarò sopravvissuta. E niente ragazze, vi lascio il tutorial, un bacione grande, a presto, ciao! Allora, la prima cosa che faccio prima di creare la mia base estiva, non so cosa sia questo rumore, comunque la prima cosa che faccio è applicare la mia crema da giorno. Quella che uso ha un SPF 40 e questa sinceramente non so dove l'ho presa, credo che si compri in farmacia, della Bioderma, io credo di averla sgraffignata mia mamma, e quindi sto finendo questa. Una volta finita sicuramente prenderò una protezione 50 e molto probabilmente dell'Aven, ma con questa devo dire che mi trovo abbastanza bene perché è fatta apposta per le pelli miste o grasse e lascia un effetto matte. Come potete vedere non ho assolutamente la pelle lucida, appunto l'ho già applicata così l'ho fatta assorbire. Una volta che appunto la crema si sarà totalmente assorbita, vado ad applicare i miei correttori. Questa volta, siccome non fa particolarmente caldo oggi, uso i miei soliti correttori della MAC che applico nella zona del contorno occhi e attorno alle narici. Se invece dovesse fare molto caldo fuori, preferisco non usare i correttori perché sono abbastanza pesantucci, tra virgolette, come sensazione, e quindi in caso fosse caldo userei lo stesso pigmento che vado poi ad usare come fondotinta, concentrandomi un po' di più appunto sulla zona del contorno occhi e sulle narici. Inizio con il mio Studio Sculpt della MAC e lo applico sulle mie occhiaie, sul contorno occhi. Ora prendo il mio Select Cover Up e lo stendo appunto ai lati delle narici, dove solitamente insomma ho dei rossori. Ora, se ho qualche brufoletto, lo copro sempre con questo correttore, con il mio Select Cover Up. Ora prendo il mio pigmento della Lush, questo si chiama porcellana in Italia ed è il più chiaro in assoluto, poi ci sono anche le gradazioni più scure sia del sottotono rosa che del sottotono giallo, quindi fatevi dare un campioncino se avete intenzione di acquistarlo per provare il colore. Prendo il mio 190, ne prelevo un pochino dal barattolino e vado a spalmarlo sul viso. E come vi dicevo prima, può essere usato tranquillamente anche come correttore, appunto insistendo prima di applicarlo come fondotinta sulle zone da coprire. Devo dire che ha un profumo abbastanza forte, non riesco bene ad individuare, non è troppo gradevole, però diciamo che una volta steso non si sente affatto, è praticamente inodore, quindi non è una cosa che mi dà fastidio. Okay, a questo punto ne prendo ancora un pochino e vado a picchiettarlo sul viso. In questo modo ho notato che le piccole righette formate da questo pennello praticamente spariscono e quindi
L'effetto sarà molto più naturale. A questo punto prendo la mia cipria, sto ridendo perché c'è la tapparella che fa un rumore stranissimo quando soffia il vento. Comunque prendo questa che è la mia solita cipria della Make Up For Ever, cipria con la quale mi trovo benissimo. Non ho nessuna intenzione di cambiarla, ne metto un pochino sul tappino. Quello che mi piace è che è leggerissima, è totalmente incolore, quindi può andare bene a qualsiasi carnagione. Sono sempre sicura di non sbagliare con questa cipria. La stendo sul viso con il mio capochino, ma qualsiasi pennello ampio farà dare lo stesso risultato. Stendo la cipria chiaramente per fissare il pigmento colorato che abbiamo messo poco fa, altrimenti scomparirebbe in poche ore. Ok, la mia base è pronta, ora non mi resta che stendere il blush, eventualmente l'illuminante e truccare gli occhi, quindi questo era tutto. Spero che questo video vi sia stato utile, io davvero mi trovo benissimo con questo pigmento concentrato. Come vi avevo detto, mi avevano dato un campioncino e dopo averlo provato ho dovuto prenderlo perché davvero credo che sia un ottimo sostituto alla crema colorata in estate, molto leggero, non si sente, quindi insomma appunto ve lo consiglio. E niente, questo era tutto, grosso bacio, alla prossima, ciao!